Partiamo con una cosa simpatica. Torrente ai nostri microfoni ha detto: io Clemenza non lo voglio più vedere. Diciamo che sia l'andata che il ritorno gli ho lasciato dei bei regali, dai. A parer mio, no, dai, a parte gli scherzi, comunque sono contento di questa prestazione e soprattutto la prestazione della squadra che è riuscita a portare a casa i 3 punti. Triangolo con Pompetti e destro delizioso e sinistro delizioso all'angolino basso. Vai, raccontaci il gol. L'azione è partita da Cancellotti e Cancellotti mi sono smarcato all'indietro, però ho sentito lui dietro di me che mi chiamava la palla, quindi ho pensato fosse libero. Ho fatto questo velo per poi buttarmi dentro l'area e lui mi ha dato una grandissima palla di ritorno e una volta che l'ho stoppata non ci ho pensato, ho tirato subito per prendere in contratempo il portiere. È chiaro che sei sembrato molto più a tuo agio quando è entrato Diambo ed è cambiato un po' l'assetto di gioco. Soffri quel 3-4-3 così strutturato, non si adatta alle tue caratteristiche? Ma secondo me non è tanto il modulo, è più che altro l'andamento della partita, perché il primo tempo loro hanno chiuso molti più spazi e tra le linee c'era molto meno spazio per arrivare a prendere la palla. Il secondo tempo vuoi anche comunque che l'andamento fisico anche degli avversari hanno calato un po' e sono riusciti meno volte a venirmi a prendere tra le linee. Poi Giambo ha alzato il baricentro, sì, perché comunque si trovava più palle tra le linee e lì c'era più occasioni per buttarsi dentro e venire a prendere la palla. Hai fatto un'analisi perfetta. Io ti do l'auricolare, Luca, per una domanda, una da studio, così puoi rispondere a Massimo e a Fabio che ti ascoltano. Ciao Luca, intanto complimenti. La domanda la faccio fare a Fabio, però devo fare una considerazione: non ti vogliamo più vedere esterno, confinato e 4-2-4 in fine partita con la Carrarese, ma la colpa non è tua. Naturalmente, noi abbiamo sempre detto tu sei un trequartista puro tutta la vita, quindi devi stare là. Ma non so se questo saremo convincenti nei confronti dell'allenatore che ti deve mettere sempre più vicino, molto più vicino all'area di rigore, perché sei molto decisivo, insomma, sei determinante, come hai dimostrato. 5 gol non sono pochi in questo campionato, l'hai dimostrato a maggior ragione oggi. Fabio. No, ma io, al di là della domanda, prima in conferenza è venuto il tuo mister, io sono un tuo grandissimo estimatore, ho giocato un po' di anni e credo che tu debba fare altre categorie, quindi ti auguro il meglio e spero che magari quelle lacune, quelle cose in cui sei discontinuo, a breve termine riesci a limarle, perché è un peccato vederti fare la Serie C. Grazie, grazie mille, grazie delle bellissime parole. Sì, infatti quello che io sto lavorando appunto è nel trovare continuità, nel trovare i gol, nel trovare le prestazioni per poi, come dici te, fare il salto di qualità. Però l'importante adesso è aiutare la squadra, dare una mano alla squadra in questa categoria, come è giusto che sia. E soprattutto riprendiamo l'auricolare e ti salutiamo. Luca, se un domani il Gubbio dovesse tornare in Serie B hai un contratto assicurato. A posto, sì, sono sicuro lì.